Siamo donne amanti della montagna. Se volete unirvi a noi, seguiteci sui social e scriveteci. Buongiorno a tutti, oggi è sabato 12 febbraio e ci troviamo alle Combe a Intro e la nostra idea oggi è di fare un circolare, non so se riusciremo perché non sappiamo come sarà la neve e quindi andare prima a Croix de Bouc che è il sentiero che vi sta facendo vedere adesso Cesarina che è il numero 4 e poi da lì salire a Plancoux sempre sentiero numero 4 e poi da lì trovare il sentiero che poi scende che è il numero 5 però ecco dobbiamo vedere quando saremo su perché non sappiamo come sarà la neve. Allora oggi siamo con Nadia, eccola qua, sempre Cesarina. Ciao. Io sempre Monica, oggi manca la nostra amica Katia, prima o poi riusciremo a essere tutte e quattro, quindi ci riaggiorniamo più tardi, ciao ciao. Siamo arrivate al secondo bivio, e l'altro era molto evidente, come lo è anche questo. Vi faccio vedere perché qua veniva il Papa. Vedete? E qua abbiamo la segnaletica. Quindi noi, come vi ho detto all'inizio, seguiamo il sentiero numero 4, quindi che ci porterà alla Croix de Bouc. Qua appunto è sempre il 4 che riporta naturalmente alle Combe da dove siamo partiti e qua c'è il numero 5 che arriva da Plambry e questo sulla cartina potrebbe essere anche un circolare interessante da fare. Adesso noi proseguiamo il nostro percorso ben segnalato e appunto in 15 minuti, un quarto d'ora dovremmo essere alla croce. Volevamo farvi vedere che siamo arrivate alla Croix de Bouc, eccoci qua, si gode di un bellissimo panorama, il sentiero è ben segnalato, quindi nessun tipo di problema e laggiù c'è anche l'Emilius con la becca di Nona e qua dietro, magari ve lo farò vedere dopo, si vede anche tutta la catena del Monte Bianco, laggiù c'è il Mont Falaire e qua tutta la conca di Aosta, davvero davvero un bellissimo panorama da qua. Siamo arrivate a Plancoux, adesso vi scusate, ho un po' il sole sugli occhi e appunto dalla Croix de Bouc dove siamo state prima c'è circa un'oretta e 20 per arrivare in questo bellissimo pianoro. Dietro di noi si vede il Cervino, adesso poi vi faccio vedere la panoramica, è un bel percorso, noi abbiamo messo i ramponcini nell'ultimo tratto perché effettivamente un po' di ghiaccio c'è e adesso un pochettino di neve c'è, ve lo farò vedere appunto col video dove vedrete una bellissima panoramica a 360 gradi sulle montagne della Valle d'Aosta. Adesso vi faccio vedere la panoramica da qua perché è davvero a 360 gradi, bellissimo, comunque rimaniamo nel comune di Intro, laggiù vedete il Monte Bianco, si vede anche bene il Dente del Gigante, le Grand Jorasses, qua abbiamo il Mont Falaire, qua bellissima panoramica sulla conca di Aosta e vedete addirittura laggiù il Cervino e qua la becca di Nona col Monte Milius, qua di fronte a voi la Grivola e qua il vallone, ci troviamo esattamente in Val di Rem. E quindi qua vi faccio vedere proprio
il vallone che poi va fino, insomma, a Rennes Notre Dame. Davvero, davvero un punto molto panoramico, nonostante siamo neanche a 2200 metri. Davvero molto, molto interessante. Siamo arrivate alla conclusione della nostra escursione di oggi. Abbiamo un bel sole che ci illumina. Allora, siamo arrivate fino a Plancoux. Non siamo riuscite quindi a fare il circolare che volevamo fare perché non c'è traccia su, c'è ancora comunque neve. Noi abbiamo comunque messo i ramponcini poi ad un certo punto, perché comunque nella parte del bosco c'è parecchio ghiaccio, e quindi insomma con i ramponcini invece si saliva e si scendeva soprattutto bene. E il dislivello è circa sui 940 metri più o meno. E la giornata è stata insomma bellissima, un pochettino di freddo su nel pianoro, però meritevole davvero. E quindi niente, noi vi salutiamo e ciao. Alla prossima escursione. Ciao, ciao. A presto.